Questo programma è presentato da... Vi aspettiamo a Salerno in via Roma 73, in via Trento 132 a Mercatello, a Ponte Cagnano, al centro commerciale Maximol, a Eboli, al Cilento Outlet Village e a Potenza, in viale del Basento. Salve, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Specchio. Passo subito a salutare l'ospite di questa settimana che è Tommaso D'Angelo. Salve Tommaso, grazie. Salve a tutti. Tommaso D'Angelo, direttore di cronache, giornalista, tanta radio, TV, soprattutto carta stampata, quindi racconteremo ovviamente il Tommaso giornalista, speriamo però di riuscire a raccontare anche il Tommaso uomo, quindi insomma... cosa c'è oltre la professione. Salutiamo anche, come al solito, la dottoressa Franca Nobile, psicologa e psicoterapeuta, sempre al mio fianco. Ciao Franca. Ben trovata Olga. Noi partiamo, Tommaso, con diciamo, la scheda del direttore di Telecolore, Franco Esposito. Non saprei da dove partire per parlare di Tommaso, allora parto da una cosa personale, gli voglio bene. A lui mi legano tanti ricordi, tante esperienze, tante vicende professionali, tante trasferte che basterebbero da sole per riempire le pagine di un libro. Il nostro percorso si è sviluppato in parallelo, lui però ha qualche anno più di me, lo preciso, e spesso su frequenze diverse, distanti, contrastanti. A volte non ho condiviso alcune sue scelte, mi sono anche arrabbiato, ma non ho mai smesso di volergli bene e di stimarlo, e lui lo sa. E quando abbiamo lavorato insieme, pur essendo diversi, ci siamo integrati benissimo. Siamo stati, insomma, quegli angeli dalla faccia sporca che hanno provato a raccontare, e continueranno a farlo, questa città difficile e complessa, con ironia e leggerezza, ma sempre con rigore. Apparteniamo a quella generazione di mezzo che ha vissuto il cambiamento radicale della nostra professione, un profondo cambiamento. Siamo partiti con le macchine da scrivere, con la carta carbone, con il piombo nelle tipografie, con le bozze da correggere. Siamo arrivati ai social, al digitale, all'online. L'aneddotica che riguarda Tommaso farebbe invidia a Wikipedia, radio, TV, carta stampata, per finire al digitale, musica, calcio, politica e titolo ed effetto. Tommaso è tutto questo, intuitivo e spesso indecifrabile, grande e grosso, ma anche tenero e fragile. Spero che un giorno torneremo a divertirci con gli angeli per continuare a dare una memoria a questa città nella quale da tempo è in atto un tentativo di rimozione del passato. Intanto Tommaso, le chiedo subito un commento, insomma, rispetto alla scheda del direttore Franco Esposito. Di solito non lo faccio mai, in questo caso lo faccio perché c'è ovviamente un rapporto tra di voi, che è un rapporto professionale, ma che va anche oltre, immagino ci sia stata anche quella sana competizione, insomma, tra giornalisti che hanno lavorato insieme per un periodo, poi dopo hanno fatto cose diverse, che appunto magari non condividono gli stessi orizzonti, le stesse idee, quindi un suo primo commento rispetto a quello che abbiamo visto. Ma noi perciò ci vogliamo bene, proprio per questo.
ovviamente l'affetto di Franco è ampiamente ricambiato, anche rispetto a lui io sono un po' più monello, quindi spesso e volentieri ha dovuto sopportare, come dire, le mie follie. Devo dire che lui, da giornalista, oltre che amico, eccetera, ha intuito che era il momento di fare un bel coccodrillo. E quindi a me fa piacere che, voglio dire, lo faccia lui. Ovviamente, come dire, abbellito dalla vostra presenza. Diciamo che si è portato il lavoro avanti. Davvero giornalista qual è, voglio dire, si è portato il lavoro in avanti. Per il resto io credo che quando lui vuole, io penso che Ghiaccio dalla faccia sporca, che sia l'ultima produzione, secondo me, giornalistica di questa città, con tutto il rispetto delle altre cose, quando vuole su Ghiaccio io sono prontissimo, che è stato un anno eccezionale, di grandi follie, ma di grandi informazioni, di grande modo di fare televisione, quindi quando vuole io sono pronto. Quindi ha accolto insomma l'invito del direttore. Sa che sugli angeli, voglio dire, non ci sono assolutamente problemi. Meglio fare gli angeli che commentare il telegiornale con Guerriero e con i suoi film porno. Vabbè, su questo diciamo soprassederei. No, però grande tormentone estivo, voglio dire, tutti volevano sapere qual è il film porno di Roberto Guerriero. Però diciamo che anche in questa circostanza lei è stato, è un'idea insomma che un po' io mi sono fatta, ma anche ovviamente Franca, se c'è questo lato della sua personalità, del suo carattere, anche adesso nel commentare la scheda parlando del coccodrillo che in gergo si fa a persone che sono passate a miglior vita, possiamo... Che sono vive e che si aspetta la morte, uno viene già pronto. Praticamente muore, sì, pa, però dicevo anche in questo caso c'è l'ironia e l'autoironia, è un tratto del suo carattere, un tratto che sente suo e che l'ha accompagnata in tutti questi anni, per cui anche viene, come dire, riconosciuto, perché poi lei è un personaggio molto popolare. Ma certamente, voglio dire, così do un consiglio anche alla nostra, sì, è quel lato artistico che in fondo poi mi è mancato, perché poi alla fine due sono i pilastri, voglio dire, uno è stato quello sportivo che poi è sfociato nella professione, ovviamente aiutato dal fatto di essere grande tifoso della Salernitana, e poi c'era quell'artistico che purtroppo non ho realizzato, perché pur avendo una grande voce non ero intonato, e quindi voglio dire è venuta meno, voglio dire, questa parte artistica, che però un po' riversato diciamo nel lavoro, perché poi sull'ironia, sulle follie eccetera potremmo scrivere un bel libro, Franco. È una grande strategia comunicativa poi, No, me sono fatto così, cioè nulla, voglio dire, di artefatto, di costruito, però di fatto poi è uno strumento comunicativo Franco, molto valido. Franco, in difficoltà perché vado a ruota libera e Franco chiaramente aveva il compito doveva arginarmi, eccetera, eccetera. Ma prima divertirsi era lui, voglio dire. Poi abbiamo un grande suggeritore che è l'avvocato tedesco, il quale chiaramente poi ci metteva anche del suo e quindi... Vabbè, si andava alla ruota libera. E passa e spassa in due macchinone, ma tu sei sciaudone, non da rette e femmine, sei ancora così giovane. Tu sei sciaudone che te mise in gamba, ma vai giù pallone, che stonga si polemica, va a te non mi fa ridere. Corre in braccio a tu Fabiano, non fu scema piccerino. Dille tutta la verità, che affabbiata può capire. Franca, su questi primi minuti di chiacchierata. Ripeto, nel senso che secondo me l'ironia è comunque una strategia, non ovviamente nel suo caso perché è una dote di natura, no? Che però permette poi una buona comunicazione, perché permette di arrivare alle persone in maniera differente, quindi dire anche cose con di un certo spessore e di un certo peso in maniera anche decisamente leggera, però a volte sono anche modalità che vengono fuori perché dentro c'è molta meno luce che fuori a volte. No, perché la vita è già pesante, onestamente, poi... complicare tutto penso che sia
prima parlavamo di ironia, poi lei ha già tirato fuori delle cose, quindi la passione per il canto, per la musica, e a proposito di questo suo anche sapersi prendere in giro, ci sono delle immagini, tra l'altro proprio di lei che è in questi studi a Telecolore, quindi li vediamo. Eh sì, perché mi inventai, voglio dire... Argentino, però sì, pure tu devi essere un po' più reattivo su Maria Nazionale. Sai perché è Maria Nazionale, sì. Quindi appunto la musica, in questo caso il canto, Maria Nazionale, quelli che anni erano più o meno sempre qui a Telecolore? No, erano qui a Telecolore, ma come musica, ma al di là del tentativo di, purtroppo, di cantare Maruzzella. Voglio dire, quando ho avuto il piacere e la fortuna di collaborare qui con Franco, eccetera, avevo, non me l'abbia a male il buon Polito, il buon Ciccio, ma avevo Argentino, che lui dall'altra parte, anche lui mi assecondava in queste mie follie estemporanee, perché non nulla era preparato, e quindi lui un po' impazziva, però riusciva poi a starmi dietro e a creare anche l'effetto televisivo. Pallone, entra in area, Fabinho, punta l'avversario, lo spazio per il tiro c'è, Fabinho! Godo, dicono i tifosi, è proprio così, che gioia, dallo 0-1 all'1-3, a Butolini, tifosi dell'Alessandria. Allora, il brano come si intitola? Io non te perdo. Io non te perdo. È dedicata ad Alberto, che Alberto ha una grossa ammirazione per questa canzone. Come mi sta andando sto telefono? Intanto vediamo delle immagini. E questo fa parte, voglio dire, di questa fortunata trasmissione, lunga, credo, che a Napoli ricordano ancora, devo dire la verità, ricordano ancora, voglio dire, sono televisioni che mandano ancora le repliche, che era un modo di fare la canzone, ecco, sempre in questo spirito, la canzone napoletana che cambiava con quelli che venivano definiti neomelodici, che andavano forte, ma soprattutto senza dimenticare quella che era la grande tradizione della canzone napoletana. Da me sono venuti tutti i grandi, ma non so quanti, insomma, con Giulietta Sacco, il grande Alberto Amato, voglio dire, parliamo un po' della preistoria, un grande artista come Rino Gioielli, che ha lavorato con De Filippo, Giulietta Sacco, Pino Mauro, Mimmo Rocco, voglio dire, sono passati tutti i big, i quali, voglio dire, non andavano in contrasto con il nuovo che avanzava, perché lì ci fu il boom, diciamo, di quell'esperienza napoletana, ma si integravano molto bene. E poi devo dire belle vallette, perché quella... vabbè. Quindi non sono mai mancare. Questo era il maestro Sportiello, con Siglialora, insomma. Abbiamo fatto delle belle cose, sono molto soddisfatto, perché sai, entrare su Napoli nel circondario, certo, anche con una trasmissione sicuramente particolare, eccetera, non era facile. Poi su un canale che era Telecapri Sport, che faceva tutta una produzione sportiva e aveva questi tre momenti di follia dedicati, ecco, il maestro Pino Mauro, dedicati alla canzone napoletana, e avevano ascolti incredibili, chiaramente. E c'era Tommaso D'Angelo, insomma, che presentavo, mi divertivo poi fondamentalmente. Grazie a Pino Mauro, l'arte rosura, è un po' la tua sigaretta. Ah, questa è la mia. E questa è la tua sigletta, la facciamo nostra, grazie ad Alberto Selli, consiglia. Volevo dire che la mandiamo in sigla, ecco, la Gesù la mandiamo in sigla, perché Gesù ha il video. Mandiamo il video per tutti quelle persone che, perché abbiamo sforato. Se la regia, infatti, sta bestia. Allora, Gesù arriverà. Tra poco, giusto per i saluti finali, l'arte rosore, grazie a Pino Mauro, Alberto Selli, grazie a voi. Alla prossima. Ciao, erano gli anni 90, voglio dire. Quindi la metà degli anni 90, è come mi sono divertito molto. Poi
Io ricordo fondamentalmente tre trasmissioni, io ne ho fatte tante. Sì. Ma secondo me i tre sono i carri. C'è la top tre praticamente. La prima, che era di una semplicità unica, ma lo ricordo con grande affetto, poi non è che l'ho fatta solo io, l'ho fatta in tanti. Bisogna prendere. Però nacque per caso quella con la diretta con i tifosi con Fulvio De Maio. Chiaramente era tutto che era una trasmissione di Salernitana, con Fulvio anche lì c'era dentro. In questa situazione vogliamo intervenire. La prima cosa, bisogna cacciare il direttore sportivo. Immediatamente, dopo le dichiarazioni che ha rilasciato a Fulvio, dove secondo lui i terzini sono buoni, allora io li invito a fargli vedere i gol del Cesena. Poi, come detto prima, secondo me l'ultima che ho fatto sono stati gli angeli della faccia sporca, che ripeto, ritengo uno spaccato di televisione eccezionale. E poi ricordo con grande piacere, forse l'unica trasmissione dove poi effettivamente ho lavorato, perché poi gli angeli della faccia sporca era Franco che lavorava, magari scambiavamo le idee, ma il povero Franco era quello che sobbarcava un lavoro tremendo. Io non facevo praticamente nulla se non le mie figlie. È stato il Granada Show su Telediocesi, su una trasmissione che trasmetteva solo messe cantate. Voglio dire, porta una trasmissione lunedì sera in cui sì, la Salernitana, diciamo, è la scusa ufficiale. Ma però poi arriva insomma Tommaso D'Angelo con la sua irriverenza, possiamo dire. Ma era di una grande umanità, io avevo due grandi esperti, Gino Liguori e Franco De Poli, uno dei miei maestri, che tentavano di dare un po' di serietà alla trasmissione. Poi avevo il maestro Faiello, che chiaramente, cioè il tiki taka di Chiambretti, sì. è un Granada Show punto 2, voglio dire. E poi c'era varia umanità, dove io ricordo una puntata col figlio della regina Elisabetta, il buon Carmelo di Napoli. Su un uovo vengo d'or, imparo un po', ora il saluto ti do. Nano, nano, la tua mano. Devono prendere me, che io sono tutto un programma, sono tutta una realtà, perché come io ho detto a Franco Esposito, che lui è un grande giornalista, e quando mi ha dato a me la possibilità di spiegare contro epico missione, tra Sabino Rinaldi e il cavaliere Guariglia sul carro funebre di Bellomunno, quindi voglio dire, accadeva di tutto, ma erano. Però ti tenevano attaccato all'agenda. E poi sempre all'insegna dell'estemporaneità, della massima spontaneità. Non era nulla preparato, che dire. Immagino. Anche lì la povera Rosaria Coppola è impazzita per il dietro. Sono certa, e lo vediamo, insomma, è uno dei tratti che la contraddistingue. Non possiamo mai preparato niente. C'era una foto che prima abbiamo visto che ha nominato Faiella, magari. Maestro Faiella, qui è il mio matrimonio. E che quel matrimonio che il maestro Faiello ovviamente si autoinvitò, tentò di suonare al mio matrimonio, Tano Pecoraro praticamente gli staccò tutto e rischiò di finire a mare, perché il buon Tano Pecoraro, ricordo che lo prese, voleva dove mi sposai, poi era un albergo di Pessum eccetera, c'era la spiaggia di mare, quindi tentarono di fargli fare il bagno notturno pur di non farlo cantare. Ma non sapeva mettere due note, ma faceva uno spettacolo incredibile. E quindi la foto che si intitola altro che il pianista di Chiambretti, questo momento, la passione del canto. Poi prima lei ha detto la passione ovviamente per lo sport, per il calcio, per la Salernitana. Lei ha avuto anche un passato da allenatore e da arbitro, giusto? Come no. Poi tutto lì nasce, voglio dire, qui credo che sia conto Donno Zinna. Sì, perché comincio ad allenare questi ragazzi, inizio con la Stella Maris, che era questa squadretta della parrocchia di Mercatello, col buon Liberato. Pensa che la prima maglietta a Novelli, che all'epoca chiamavamo Mazzolino, perché era piccolo, ma era bravo, gliel'ho messa io, il numero 10. E poi da lì, voglio dire, noi ce l'avevamo su questo campo della parrocchia, che era di proprietà della parrocchia, ma che se n'era impossessato la squadra della Lampada, del ristorante della Lampada, del buon Peppa Seccia, eccetera. Però ci ritagliamo degli spazi. Poi mi piace ricordare il presidente Gaito della Nuova Passena, poi il buon Giovanni Anastasio, io ho allenato e vinto con l'Atax. Noi avevamo questo privilegio, i ragazzi, che Giovanni prendeva un bus, lo toglieva dalle strade e lo metteva a disposizione della squadra per andare sui vari campi di calcio. Poi c'è stato
l'Areal Torrione, e ovviamente poi nacque la CS Salerno col buon Mario Della Monica, Mario Pupacella, come eccetera, perché tutto nasce fondamentalmente al De Gasperi, perché ovviamente non c'erano strutture. Il De Gasperi è un terreno abbandonato. Il buon presidentissimo Orlando Viscido della Libertas ebbe l'intuizione che lì si potesse fare, voglio dire, qualcosa per i ragazzi, pure lui aveva i ragazzi per giocare, ma chiaro, era impossibile giocare su quel terreno. Però piano piano furono sistemati. Deve dire che se il presidente Viscido ebbe l'intuizione di farne un campo di calcio, chi piano piano riuscì ad organizzarlo fu Rocco Olivieri, che era dipendente comunale, lui ha allenato le condotte, eccetera, ma parliamo di un calcio preistorico, eccetera, e quindi riuscì piano piano, una volta si faceva mettere il container per gli spogliatoi, una volta è diventato poi un calcio che è servito molto, e soprattutto adesso vedo che lo hanno rinnovato. Sì. Lì voglio dire, ci sono state vittorie incredibili. E Tommaso Arbitro invece con questo suo carattere, divertivo. Diciamo sì, così. Lì mi divertivo. Com'era? Perché arbitravo col centro sportivo. Questo con Rocco Olivieri sulla destra e un altro amico mio che purtroppo non c'è più, che è Michele De Martini, Michele Azzeppi, qui è una finale al Vestuti. Spesso facciamo questa tenna, ma per un motivo semplice, perché dopo si andava a mangiare, quindi voglio dire. Qui invece a Santa Teresa, torneo di Santa Teresa che ho arbitrato molte volte, ed è stata l'ultima partita che ho diretto nel 94. Anni più o meno? Poi il 94. L'ultima partita, diressi la finale di Santa Teresa e poi, poi ho smesso. Ho cercato di smettere sempre 50, come diceva Carosone, meglio smettere 50 metri prima. Per salvarsi insomma da eventuali esatto. E di avere un bel ricordo soprattutto. Quindi diciamo anche quando fai cose belle, sì. La rebaggio è una cosa che per me è stata bellissima, però penso di aver fatto diversi anni, sono andati bene e ho preferito fermarmi. Con gli angeli è diversa perché abbiamo dovuto fare un anno, penso, se ricordo bene, se non mi sono ancora intrucillito. Non abbiamo potuto dare con Franco tutta l'esplosione, ad esempio, di questa trasmissione. Anche Granada Show ha vissuto il suo periodo d'oro, e poi secondo me, voglio dire, anche se lì poi nacquero problemi, perché vi racconto un aneddoto, vi faccio fare due risate. Sì. C'era ovviamente Monsignor Pietro, che era l'arcivescovo, che era molto contento, perché prima l'adesione non la vedeva nessuno, ma grazie alla sanità stavano tutti su tre diosi, perché poi loro presero anche la partita, eccetera, eccetera. Un giorno mi chiami, dice, dobbiamo fare una cosa, mi piacerebbe, voglio dire, perché sai, sembra la decisione del Visco, fare un appendice al telegiornale che non si vede nessuno, lì era cosciente che nessuno si vedeva, eccetera, e mi mette una striscia tipo Sgarbi Quotidiano. Sì. Insomma, quindi mi inventai, copiai in maniera ignobile. Vabbè, personaggio. Sgarbi, il vero è il personaggio. Cioè. E ogni tanto concordavamo, voglio dire, l'argomento. Un giorno disse, no, dobbiamo fare una cosa, vogliono mettere il casino a Salerno, qua non è possibile, la chiesa, cioè, io faccio una puntata contro l'amministrazione De Luca, per quanto riguarda il casino, finisco questa puntata buttando le carte in aria, eccetera, insomma, una puntata che ha un certo effetto. Morale della favola, si dimette il direttore di Telediocesi, che un collega che è l'Osservatore Romano, era l'Osservatore Romano, eccetera, trasmissione sospesa con grande dolore dell'arcivescovo, il quale si trova ovviamente travolto, lui non immaginava che una cosa del genere potesse poi scatenare una reazione politica di quella portata. Però anche quella è stata un'esperienza. Si mettono parliamo insieme. Parliamo dei film porno di Guerrero. Facciamo un'altra trasmissione, però diciamo che si mettono insieme si mettono insieme tanti tasselli, perché abbiamo parlato ovviamente dello sport della Salernitana, quindi entriamo anche un po', mentre intanto vediamo delle immagini, sempre tornando a questo tratto autoironico. La coppia Esposito tedesco. Voglio che dire, cerca di sabotare la coppia Esposito tedesco, che chiaramente la coinvolge in cosa? In tutto. Adesso, allora, la verità, negli ultimi anni mi sono defilato parecchio. Perché? Prima perché, voglio dire, prima del Covid siamo avuto dei momenti no. Capita. E anche su questo devo dire
grazie a Michele e a Franco. Ma momenti no dal punto di vista professionale, dal punto di vista privato? C'era un po' di tutto, c'era un po', no, parlo sempre del lavoro, fondamentalmente, eccetera. Poi arriva il lockdown, arriva pochi giorni dopo in cui decido, perché poi sai, quando le cose a un certo punto devi avere il coraggio di cambiare. E quindi mi avventuro, pochi giorni prima del lockdown, il famoso lockdown, in fare l'edizione digitale del giornale, che era una cosa nuova, non sai come poteva andare, poteva essere, come dire, il fallimento completo di tanti anni di sacrifici. La fermo per raccontarla bene, cioè nel senso, prima nella scheda del direttore abbiamo sentito proprio questo, cioè praticamente un giornalista che attraversa decenni in cui è cambiato tutto, è cambiato il modo di fare giornalismo, forse fa la scelta meno prevedibile, di reperire le informazioni, di trattare una notizia, di scrivere una notizia, c'era la carta stampata, prima si vendeva, notte in tipografia, si vendeva tantissimo, poi cambia tutto, arriva il web, arriva internet, la velocità con cui si deve trattare una notizia e poi il Covid che porta un nuovo scossone, quindi la sua scelta, insomma, di Ma non uscire... Ma io non sapevo che Conte facesse il lockdown, devo no, dire la verità. Però, diciamo, la sua scelta di non uscire più in edicola, perché poi quello è il senso... Sì, perché c'erano due elementi fondamentali. La contrazione delle edicole. Se adesso vedi per Salerno, troverai... Parlo di Salerno, ovviamente... Ma potremmo vedere in provincia, troverai molte edicole chiuse, che già prima del lockdown c'era questa contrazione, che era dovuta a una contrazione di lettori, voglio dire. E quindi era un settore che stava finendo, quindi serviva o chiudi o dai una svolta. La fai, la faccio io che sono abituato ancora, come diceva Franco, alla carta stampata, però mi convinco che fosse... Bisogna, nella vita bisogna provare. E diciamo che è andata bene, anzi secondo me è andata troppo bene, non me l'aspettavo neanche io, questo dire, mi fa piacere soprattutto per i ragazzi che ci hanno creduto in questa nuova avventura. I suoi collaboratori giornalisti, sì, che lavorano con, sì, lei? Beh, meglio da loro, fondamentalmente c'è. Però voglio dire, il lockdown mi è servito... da un punto di vista personale, tanti uscivo tutti i giorni, quindi voglio dire, un lockdown per me è molto simulato. Zona rossa non esisteva, insomma. Sì, era una zona rossa, però voglio dire, da una parte stavo solo in mezzo alla strada, quindi fondamentalmente non è che potessi fare molto, però sai, quel senso di libertà che comunque, di cui non mi sono mai la mattina ad esempio avevo questo appuntamento al parco Arbosseto dove c'è il chioschetto con i musicisti, e eravamo 7-8 di noi, insomma, che al di là della zona rossa, eccetera. Però devo ammettere che mi sono troppo isolato. Io sono qui oggi perché mi ha chiamato Roberto, mi ha chiamato Franco, e ovviamente non potevo dire di no, ma fondamentalmente sono anni che non vado in giro, insomma. Su questo vorrei sentire la dottoressa Franca, rispetto, ha detto un po' di parole, questa voglia e questa continua ricerca di libertà, quindi ritornando al momento del lockdown, però vorrei tornare anche ancora indietro, Franca, anche a questa scelta, comunque ci vuole coraggio a cambiare in una professione che si fa da tanti anni, che immagino si pensa anche di conoscere ormai bene dopo tanti anni, però poi ci sono sempre insomma nuove sfide, Franca. Sì, riporto sul mio campo, cioè nel senso che adesso la cosa che mi aveva colpito personalmente era il momento buio prima del lockdown, e che poi il lockdown aveva dato poi un tempo per potersi paradossalmente per poter poi cambiare le cose e funzionare diversamente. Quindi insomma, non i momenti bui capitano a tutti ovviamente, e l'importante è poi uscirne dai momenti bui. Sì, perché poi sai, se ti parlavo di coccodrillo, perché vuol dire che comunque l'età comincia ad avanzare, quindi sai, prima non ci perdi, magari hai un acciacco, te ne frega, poi cominci, voglio dire, ad averne qualcuno in più, quindi hai più bisogno di riposo, hai più bisogno di recuperare, voglio dire, quindi
Però cambia anche un po' il ritmo certo, di vita. Uno si, allora, ci si rallenta anche un po' per tante cose, un po' per l'età, un po' anche per altre motivazioni che possono, insomma, altre motivazioni buie che possono rallentare. Per esempio, Esposito non mi invita più a cena. Ecco. Anche questo è stato motivo, voglio dire, del mio isolamento, per colpa di Franco Esposito. però il bello, adesso questo può essere la scintilla per ricominciare a uscire e a fare delle cene, no? Ma vedi, il problema se qual è, che facendo una cosa insieme io e Franco, adesso credo ne faremo una, dove io vado perché c'è Franco, perché altrimenti non ci sarebbe, da c'è un club Granata che ha organizzato una serata dove ci siamo io e Franco, ma io ho sempre detto a tutti, vado perché c'è Franco, per stare un po' insieme, insomma, poi come il tempo spesso per vederci, è anche che non risponde mai al telefono, peggio di me, è cosa, quindi so che delega tutto a Guerriero, però eccetera. Però voglio dire, è un modo per accendere qualche lampada. No, ma per stare un po' insieme, poi alla fine voglio dire. Però posso buttare in campo no? Mia curiosità. Cioè, nel senso, lei quando era piccolo, no? Facciamo qualche passaggio all'indietro, che cosa sognava di fare da grande? Ma io sempre, voglio dire, credo di aver avuto sempre questa vena artistica in me. Bravo. Poi lo sport, il calcio, ovviamente mi hanno travolto, poi ti ripeto, è sfociato tutto nella professione. Però c'era questo. E quindi i momenti possono essere illuminati con atti artistici. Esattamente. Ma in fondo è così. Quindi, ma in fondo è proprio così, nel senso che. Mi può mancare la tavola del palcoscenico. Ci sono delle teorie psicologiche che dicono, Olga, che i momenti di buio possono essere compensati, o meglio possono essere rilluminati da atti creativi, quindi probabilmente è accaduto proprio questo, il lockdown avrà rallentato la vita in generale, esterna, però ha alimentato forse quella creatività, quindi d'ora in poi dovrà continuare a uscire perché bisogna rimettere in moto questa cosa. Dopo dire la verità, non vorrei esagerare un po' queste cose qui per esempio erano le nostre nottate al Macondo, voglio dire, al Bar Macondo, qui è col presidente Aliberti, c'è il collega Giovanni Vitale che saluto, quando divenne presidente della Salernitana, qui festa della Salernitana con la promozione con Delio Rossi, qui siamo a Mariconda, poi non so quando ne presentai, e qui con Franco e Michele, credo che fosse a Verona, una delle trasferte più belle. Verona è stata sempre, voglio dire, poi ci arriviamo a Verona, ti dico due o tre aneddoti, immagino, tu però sai quando Guerriero scappò con la nigeriana, lo sai, vabbè, e magari su questo mi informerò. Qui a Vessuti, anche qui con Franco, poi anche se, come ricordava qui, lui a te non ricordava, lui ricordava, eravamo su, come dire, su frequenze opposte, però adesso sono tutti a fare il bordo campo. Ma in effetti siamo negli anni 90, il bordo campo. I bordocampisti già c'era. Eravamo io e Franco. Eravamo io e Franco. Già li facevamo. La coppia D'Angelo Esposito. Anche se, voglio dire, su frequenza diversa, ma il bordo campo ce lo facevamo, voglio dire. Quindi altro che adesso. Per, diciamo, chiudere questa prima parte, visto che abbiamo parlato. Abbiamo finito, immagino. No, ancora no, ancora c'è ancora tempo per chiacchierare, però abbiamo parlato dov'è di questo. Dov'è Argentino? Dov'è il mio regista argentino? Abbiamo parlato di questo momento un po'. Quando divenne sindaco, quando divenne il Papa, Bergoglio divenne Papa, facemmo il titolo, vero Guerriero? Vai Argentino, che era il nostro video di battaglia qui a Telecom. Ah, e quindi giustamente era una cosa che si capiva internos, diciamo, a Telecolore. No, lo dicevamo pubblicamente, quindi anche il pubblico che seguiva da casa sapeva di questo vai argentino. Voi conoscevate il senso vero di questo momento, diciamo, un po' di isolamento. Secondo lei, per una persona che fa di professione il giornalista, è un po' una contraddizione, per uno che deve essere e che è alla fine, perché lei lo è sempre, in prima linea, sempre fuori, sempre per strada, questa. Sì, forse perdi qualcosa, ma alla fine però recuperi un po' di tranquillità. Lei ha recuperato un po' di tranquillità? Sì, hai voglia, quindi preferisco stare nella tranquillità, quindi cerco proprio di limitare al di là di quello che poi la professione, che una mattina scende, fa comunque il suo lavoro, certo.
non è che fa il monaco di Monza. No, però magari si diventa un po' più schivi e quindi questo anche nei rapporti con gli altri. Schivano, no. Quello è... No, mi è rimasto. Sì, mi è rimasto. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e poi continuiamo. Per la pubblicità su Telecolore scrivi a telecolore@telecolore.it o telefona allo 089 72 37 94. Quest'anno ho selezionato una ricetta davvero wow. 180 grammi di succosa carne bovina, formaggio Montasio DOP, in una dorata panatura e salsa alle cipolle e mela Alto Adige IGP. Nuovo My Selection Montasio DOP e pancetta. Come on, provalo. Vi aspettiamo a Salerno in via Roma 73, in via Trento 132 a Mercatello, a Ponte Cagnano al centro commerciale Maximol, a Eboli al Cilento Outlet Village e a Potenza in viale del Basento. Confetti Maxtress, con te nel giorno più bello. Confettimaxtress.it. Rieccoci di nuovo insieme in compagnia con Tommaso D'Angelo. Prima abbiamo parlato della professione del giornalismo, anche di questa sfida, insomma, continua sfida che lei probabilmente vive con questa professione quotidianamente e che secondo me vivono un po' tutti, però da direttore a un certo punto ha deciso insomma di dire devo cambiare, quindi il giornale bisogna online cambiare. Perché appunto è cambiato tutto e quindi bisogna stare al passo con i tempi e lei sì, insomma l'ha il fatto... giornale di digitale ti porta a fare anche un altro tipo di giornale, certo, che è diverso da quello sulla carta stampata, certo. Ci lavori di più, non pensate che sia più facile. No, non lo mettevo in discussione, però insomma a proposito di come magari lei interpreta il lavoro di giornalista, c'è un videomessaggio che vorrei che lei ascoltasse, è quello del professore Aniello Salzano, lo ascoltiamo. Anche Marzullo. L'ho conosciuto negli anni 80, giovanissimo, quando ha incominciato a frequentare il Palazzo di Città, l'ho conosciuto per le sue trasmissioni televisive, me lo ricordo quando intervistava già nel 90 i calciatori della Salernitana che avevano portato la Salernitana in Serie B, ma me lo ricordo soprattutto a Brescia quando la Salernitana vinse per 2-1 la partita, era dietro di me e con voce tenorile gridò Brescia si tinge di granata, la Salernitana infatti quel giorno vinse 2-1. Ecco, egli per me è un grande opinionista, un grande giornalista e mi devo permettere di dirgli questo. Io lo definisco un giornalista di strada perché lui le notizie le raccoglie e non le raccoglie da internet come tanti altri suoi colleghi. Lui è in giro per la città, conosce la città, perciò è tanto conosciuto e amato dai salernitani. Alcuni suoi colleghi lo definiscono il tenore del gol per il modo in cui esulta quando segna la Salernitana, soprattutto quando segnava e faceva allo stadio la trasmissione sulla Salernitana. Ecco, egli ama l'iperbole, ama il paradosso, ama la metafora e diciamo si serve di un linguaggio sportivo che trasfonde anche in politica. Noi spesso leggendo i suoi pezzi cogliamo appunto queste sfumature di natura tecnica, leggiamo assist, salvataggio in corner, offside riferito ai politici. Guai però, ecco, lui è una persona amabilissima, alla quale io voglio molto bene perché è una persona generosa. Tommaso però, guai con Tommaso ad entrare in rotta di collisione. Comunque, al di là di questo, Tommaso è una persona che si fa voler bene. Ha detto guai ad entrare in rotta di collisione, perché altrimenti che cosa succede? Ma che cosa succede?
insomma, io penso che da buon serenità non le mando a dire. Sinceramente, soprattutto quando mi accorgo che c'è male educazione, perché sui ragionamenti, sulle cose, ovviamente ognuno può avere la sua opinione, ovviamente ognuno se la tiene, eccetera, però poi quando si trascende questo a me non va. E qui poi viene fuori l'anima pisciaiola, diciamo. Le volevo chiedere, mister, visto che lei ogni tanto mi cita durante la settimana, quindi forse soffre di nostalgia. Assolutamente, guarda. È un po' presuntuoso. Guardi che io non sto a parlare di lei sicuramente dopo, nelle conferenze stampa. Guardi. Mi dispiacerebbe perché non ci sono per rispondere. Solo per... No, dovrebbe esserci invece, dovrebbe venire qua a vedere qualche allenamento. Forse capirebbe qualcosa di più magari. Ma se mi consente, ne capisco abbastanza, non ho bisogno di venire ai suoi allenamenti. Nemmeno io, boh, bravo, quindi, oh, quindi, vedi che bravo. Io sono presuntuoso e lei no. No! Io non l'ho chiamata presuntuoso innanzitutto. Lei dice che sono presuntuoso, qui se c'è un presuntuoso è lei. Quindi per cortesia. Per io ho dimostrato che qualcosa. Non le rifaccio neanche campo. Una domanda perché parlare con lei vale la pena. Mi faccio bene a non venire. D'Angelo, per cortesia, se deve dire qualcosa vada fuori che sto parlando. Mi sta disturbando. Ci sono i titoli, insomma, di Tommaso D'Angelo, che sono titoli scomodi, scomodissimi in alcuni casi. Diciamo che la mattina siamo tutti lì a dire, vediamo come ha titolato questa cosa Tommaso D'Angelo. È anche in questo che lei mette questo aspetto, questo perché fatto di non tollerare la maleducazione e ciò che va storto. Sì, a volte ci mettiamo un po' di ironia, a volte ci mettiamo un po' di, credo anche di simpatia, ovviamente lo tutti apprezzano, devo dire che ne apprezzano soprattutto i titoli ironici, che fanno molto più male dei titoli, come dire. Il personale ha ricordato Brescia, sì, dove vincemmo 2-1, dove ricordo che non eravamo in tempo per prendere l'aereo di ritorno. Credo che fosse il collega Schiavone, chiamò, in realtà i reati sono tutti in prescrizione, chiamò annunciando una bomba all'aeroporto, quindi questo ci permise di arrivare in tempo di prendere l'aereo. Potrei farti centinaia di aneddoti. Scrivere un libro. C'è un titolo che Tommaso D'Angelo adesso a posteriori non avrebbe voluto scrivere? No. No. Tutti li conserviamo. Sì. Perché tutti hanno un senso. Poi, se non vengono capite, è un altro ragionamento. Io sul titolo ci lavoro, quindi do sempre, come dire, anche quello dell'ortolano, voglio dire, lì c'è molta ironia, però capisco che non ho la presunzione per cui magari è più bello il fallo del piede, voglio dire, sai. Però insomma li conserviamo tutti i titoli, nessun rimpianto su qualcosa? No, non ho nessun rimpianto, certo. Puoi anche sbagliare, voglio dire, questo non significa che io non abbia sbagliato, sia ben chiaro. Però io accetto anche l'errore e mi tengo anche l'errore. Insomma, l'attenzione di Tommaso D'Angelo su tutto, il territorio, la politica, la cultura, l'attualità, la cronaca, però c'è soprattutto anche e soprattutto la Salernitana, prima ha detto i bordocampisti c'erano già al Vessuti, esatto, e poi... C'eravamo io e Franco, dato per cambiare. Esatto. Tommaso e Franco, Tommaso che dice gol, questo gol con cui siamo tutti cresciuti, che durava un minuto, dipendeva dal gol, diciamo così. Franco che invece dice rete, insomma, però questo pure è un marchio. Più la scuola Gino Liguori, Franco, ho capito. Che Gino Liguori faceva, ed era rete, poi alla fine io penso di poter parlare anche a nome di Franco. Fra i radiocronisti che ci hanno, perché prima la radio aveva una funzione molto superiore, sì, prima c'era solo la radio, e sulla radio io credo che noi abbiamo appreso molto da Gino Liguori, perché non era il, per la verità, Scotti era bravissimo, Cotticelli era bravissimo, Antonio Perù, tutti bravi, però Gino Liguori dava quel tocco, io dico sempre, di follia in una radiocronica, che poi ci ha ispirato molto anche a noi, voglio dire, Gino Liguori era capace di continuare la radiocronaca a partita finita e di continuare a fare la radiocronaca, voglio dire, cioè, faceva, all'epoca, sai,
non è che c'era il telefonino, c'erano anche difficoltà per i collegamenti. Voglio dire, ricordo che Gino D'Alcona una volta a Siracusa, lui era in un palazzo e vedeva solo metà campo, per cui non vide il gol della Salernitana, poi se lo fece raccontare, voglio dire, e però lì è la genialità anche noi quando abbiamo cominciato, noi che avevamo tutte queste combinazioni. Bisognava arrangiarsi. Bisognava arrangiarsi, sai quante radiocroniche ho fatto dai palazzi, dai balconi eccetera. Io voglio ricordare Nonna Maria che abitava di fronte ai distinti dello stadio Vestuti, che si vedeva tranquillamente la partita, per cui voglio dire, anche se per altri motivi devo fare la cronaca lì. Lei ha attribuito il gol indifferita, questa è un'invenzione di Guerriero, per la verità. Però effettivamente cioè, è vero, ma è un'invenzione di Guerriero. Forse Verona è stato il caso più eclatante, non sono mancati per la verità anche altri episodi su campi caldi che hanno coinvolto un po', diciamo, sia me che Franco, perché tutto sommato facendo la radiocronaca, quindi siamo un po' più esposti. Beh, a Verona, sai, la tribuna stampa è praticamente sul pubblico, perché è all'aperto e quindi c'è il pubblico di sotto. E lì c'era un gruppo di tifosi del Verona, un po' arrabbiati, ma più che tifosi del Verona direi un gruppo di leghisti. E quindi al gol di Greco? Niente, mentre ci fu il gol di Greco della Salernitana, tra l'altro io e Franco stavamo vicino, eccetera, mentre stavamo per esultare per il gol di Greco, queste persone si rivolgono verso di noi, prendono, c'erano delle borse, degli oggetti su un'altra su un altro tavolo, e quindi ci tirano addosso tutte queste cose. Da quella domenica è nato il gol differito, un gol differito che fa tanto ridere Breda poi. Eh sì, perché non ebbi la possibilità di fare il soldo gol, proprio perché mentre lo stavo per fare ci fu questo tentativo di aggressione eccetera, quindi dovetti prima sistemare, mettere un po' d'ordine in tribuna stampa eccetera, e poi naturalmente erano passati 5 minuti, però sai, la gente si aspettava comunque il gol, sai, stava, ma era anche un modo per sdrammatizzare per chi seguiva la radiocronaca, perché c'erano gli incidenti, quindi era anche un modo per tranquillizzare chi stava a casa, per cui fermai un attimo la radiocronaca e dissi un momento, però a me, mi manca il gol che non l'ho fatto, e feci il gol in differita. C'erano dei campi, diciamo, tranquilli e dei campi non tranquilli. Voglio dire. Allora, tu sapevi che se andavi a Cosenza non sapevi come ti veniva. Ma se andavi a Pescara, altro campo, a Pescara io ricordo che mi misero, ovviamente nella postazione c'era il vetro, c'era il pubblico, il quale ovviamente all'epoca facevamo pure col subgol, eccetera, un addetto della tribuna dalla cartelletta in testa al mio tecnico, che è il mago di Oz, io all'epoca stavo a Kiss. Quindi io fermai la radiocronaca, passai il microfono al tecnico, disse vabbè, continua tu, non ti preoccupare, poverino, aveva che dire. Ovviamente si riportò alla tribuna di Pescara, c'era Nando Di Francesco che rideva come un pazzo. Un altro campo ostico, per esempio, fu ad Ancona, che poi avevo anche questa bella abitudine di fare dove potevo la radiocronaca tra il pubblico, non è che me ne fregasse molto, eccetera. E eravamo in tribuna autorità, cioè in tribuna d'onore, partita tra l'altro molto ricca di gol, eccetera, e avevo questo tifoso dell'Ancona avanti, eccetera, rigore per l'Ancona. Rigore per l'Ancona, questo si gira stanco, eccetera, fa il famoso gesto dell'ombrello. Dai, ti stai perché ci stai a compagnia a prendere. Solo che artistico, se ricordo bene, sbaglia il rigore, e quindi tu al posto dell'ombrello gli dai un ombrellone. Si scatenò una rissa. Io ricordo il dottore Paolo Raddeo, gemello di Guerriero come altezza, no? Più o meno, ginecologo, più o meno, Paoletto. E praticamente faceva botte, che cosa fece? Si alzò sui sedili per fare botte, Giovanni Parrella. Poi c'è un'altra cosa fantastica, sempre rimasta nella storia della Salernitana, a proposito di questo gol lunghissimo che caratterizzava le radiocronache, di Tommaso D'Angelo. Salernitana-Vicenza, 99, Vannucchi al gol. Crolla la Rechi, perché diciamo quello dà delle speranze di salvezza alla Salernitana. Dovremmo avere
delle immagini anche sentite. Soffio, poi prova a crescere ancora il pallone, Giampaolo mi riesce, tocca per Tedesco in area di rigore, cross ancora in mezzo, Pannucchi! Potremmo dire, è uno dei tanti momenti iconici, appunto, stavo dicendo iconici. So che c'è una pubblicità alla Reghi, hanno ripescato questo in mio gol, la fanno fare la pubblicità con questo in mio gol. Diciamo, tra i tanti momenti iconici che però vede coinvolto ovviamente Tommaso D'Angelo, non so se abbiamo intanto il direttore di Telecolore. Finalmente ha deciso di lavorare pure lui, voglio dire. Visto che è stato chiamato in causa tante volte nel corso. Hai pranzato, tutto a posto, hai fatto la pennichella, adesso È stato chiamato in causa tante volte, non poteva non intervenire in questa... Prima ha fatto... poi ha fatto... Posso dire una cosa? Quello che volevo dire a Tommaso e su Tommaso, innanzitutto lui non l'ha ricordato, ma lo voglio fare. Lui ha avuto una grande esperienza formativa al quotidiano in Roma con Pasquale Casillo, che era editore. Volevo invece sottoporgli una riflessione e avere da lui un'opinione. Insomma, lui ha citato, abbiamo ascoltato poco fa questa sua cronaca, questo suo commento al gol di Pannucchi, che diede speranze a tutti noi tifosi della Salernitana nel 99 per una salvezza che poi non avvenne e non ci fu purtroppo. Ma quel commento è straordinario perché ti prende, insomma, no? Ecco. Lui dice gol, io dico rete, come ricordavi Olga, ma il punto non è questo, che bisogna evidenziare una cosa, cioè ci facciamo prendere dalle emozioni e proviamo a trasferirle agli altri. Io, 24enne, nel 90, mi viene spontaneamente di dire non avevo mai visto la Serie B, no? Allora, voglio dire, oggi, soprattutto dopo l'avvento delle pay TV, telecronache, le cronache sportive, il commento sportivo si è omologato. La Rai ha fatto fatica a stare dietro la PTV, insomma, si è omologato. Sembra che o ascolti un canale o ascolti un altro, sembra che ascolti sempre lo stesso commento, fatte ovviamente le debite eccezioni. Ecco, vorrei avere da Tommaso un parere su questo. Se cioè secondo lui oggi ascoltando una telecronaca, una radiocronaca, lo sportivo, il tifoso, il telespettatore, l'ascoltatore percepiscono le emozioni che invece percepivano un tempo con Nando Martellini o con Bruno Pizzul o con Enrico Amerio, con Sandro Ciotti o Alfredo Provenzale. No, Franco ha ragione, perché voglio dire, noi, lui lo fa ancora, io lo facevo, lui lo fa ancora, io avevo deciso di finire un anno prima, poi fu Franco a farmi fare l'ultima stagione, quella dove poi perdemmo la promozione con il Verona. È vero, ci mettiamo il cuore e la passione, dove probabilmente diciamo i telecronisti di Serie A, quelli che fanno Serie A, devono essere un po' più distaccati rispetto a noi, non possono, voglio dire, fare una radiocronaca come la facciamo io e Franco, per ovvi motivi, eccetera. Però, voglio dire, non si possono sentire. Cioè, è una cosa che noi, quelli di DAZN, andrebbero rinchiusi da qualche parte. Diciamo, meglio muti, meglio muti, voglio dire. Ma assolutamente, assolutamente. Questo
Franco ha perfettamente ragione, non si possono sentire, meglio solo vedere che sentire, oppure mettere la televisione e magari metti Franco sotto che ti racconta la partita. Perché... che fa vivere l'emozione, insomma. Ma, poi è allora, quello... io capisco che il terrorista di Dazon, se fa la Salernitana, non può fare come la facevo io, come la fa Franco, ed è giusto che sia così, non è che lì bisogna, quindi essere un po' imparziale. Però poi quello che la gente ricorda è appunto il gol al di Vannucchi, oppure la serie io B non l'avevo mai vista di Franco. Non l'avevo mai vista. Lei ha detto, poi dopo ci torniamo, no? Non abbiamo finito, no. La trattengo ovviamente ancora, abusando insomma del tempo e della pazienza di Tommaso, no, Franco, D'Angelo. Franco ha pranzato, ha fatto la pennichella. Ma avremo il tempo. A proposito però di vivere sempre con grande spontaneità, insomma, il lavoro, anche con assoluta semplicità, e di metterci poi sempre lo scherzo, l'ironia, proprio anche secondo me per alleggerire. C'è un momento, a proposito di radio, radiocronache, programmi, c'è un momento a Radio Bussola 24 che pure è rimasto nella storia, uno scherzo che insomma l'era stato organizzato, complici l'altra coppia, Esposito Guerriero, e poi c'entra anche il Cavaliere Guariglia, giusto? Come il Cavaliere Guariglia, è appunto, voglio dire, ancora oggi vive di rendita. Nella circostanza. Doveva continuare il gioco. Il presidente del Club Vittorio Tosto. Entra Guariglia, lei non sapeva nulla. No. Chi è? Pronto? È lui o non è lui? Madonna! No, colpo di scena! Colpo di scena! Colpo di scena, arriva il mezzo! Voi non riuscite a vedere questa cosa, ma sta entrando nello studio di Bussola. Cappello granata, sciarpa granata corpo, e sinistra valigetta, sinistra valigetta. E ci sono i soldi, mi cavano. Presidente del Club Vittorio Tosto, venuto a trovarci, diciamo, se siamo in morte con noi della montagna. Poi era arrivato il Guariglia Radio Bussola per fare cosa? Perché lì c'era vabbè, il fatto della Salernitana, come al solito, vabbè. Ma lì c'era la vicenda del metro. La vicenda del metro nasce proprio in un Granata Show. Ricordo, su quel palco c'era un ex giocatore della Salernitana, Franceschini, se ricordo bene, ormai. E c'era il Cavaliere Guariglia. Si parlava la Salernitana, eccetera, e Guariglia disse: prendo il metro. Che è uno strumento del mestiere, esatto, di Guariglia. Allora, non tutti in quel momento ovviamente abbinarono, diciamo, il metro di Guariglia al mestiere di Guariglia, eccetera. Quando Franceschini capì cosa volesse dire Guariglia, che ti prendi le misure e caccia il metro, ovviamente Franceschini scoppia in una risata, ride per tutta la trasmissione. Quindi poi è rimasto questo fatto del metro e delle misure del Cavaliere Guariglia. Ed è stato riproposto. Sì, poi ovviamente. Ma lì è, ed era lei l'interessato. Quella è la trasmissione sugli angeli della faccia sporca che facevamo noi e Franco, Sì. Che facevamo alla radio. E quindi anche lì c'era questo senso di follia. Mm. Lì radiofonica, poi la trasferimmo in televisione. Però insomma è quello che ha fatto anche poi il successo di questi programmi, prima in radio e poi quando è approdato in TV. In televisione, ma per un motivo molto semplice, che Franco poverino ci lavorava, se diceva: Franco, facciamo questa cosa, il gol di De Vidi sta allunato a talento, chiamiamo l'avvocato, e Franco a cercare le immagini, ovviamente poi cercavamo di sfruttare, lui cercava di sfruttare il grande patrimonio di Telecolore, e quindi sai, trovo quella cassetta, quella partita, quell'anno, magari il video registratore arrancava un po', e quindi poi Franco ci lavorava da male, però le abbiamo riproposte tutte, questo bisogna dirlo, magari facevo più il guitto che eccetera, però lui ci lavorava molto. Il radio era più, ovviamente, un po' più semplice. Formale, là ce la cavamo, cioè, con le telefonate, magari scherzavamo, cioè, chiamando qualcuno, eccetera. All'epoca la Salernitana era in quarta serie, quindi ci divertivamo un po' così. Non so se Franca vuole aggiungere qualcosa anche rispetto un po' alla personalità che sta venendo fuori, poi
abbiamo altri video messaggi che vorrei farle vedere, ascoltare. Franca. Anche Marzullo, te l'ho detto, organizzato. No, dicevo, la cosa che mi ha colpito molto rispetto a quello che è stato visto finora è che ovviamente si crea una squadra di colleghi e anche di amici che poi vivono il proprio mestiere con passione, con entusiasmo, e quindi questo diventa poi il segreto del successo di tutte quante le trasmissioni. Voi non avete idea di quante volte io e Franco abbiamo rischiato la vita. Anche. E vi spiego, perché all'inizio, sempre come diceva lui, su frequenze diverse, c'era questa trasmissione con Sul Gol, che erano tutti i filmati delle partite, all'epoca della Serie C, per montare questa trasmissione. Allora io e il malcapitato Franco, e chiaramente la velocità giocava un ruolo fondamentale, perché poi c'erano paesi sperduti dove si giocava, eccetera. E voglio dire, eravamo io con Giovanni Senza Freni, sulla macchina di Giovanni Senza Freni, e il povero Franco Esposito con Lorenzo. Due folli, voglio dire, due folli da 2-2-20 su tutte le strade, non... Perché voglio dire, facevamo Salerno e Reggio Calabria in 2 ore. Adesso certo. Nulla di quello che avete fatto adesso sarebbe consentito. Quindi voglio dire, voi non avete idea di quello, eccetera. Io rispetto agli altri che avevo un piccolo segreto, mi addormentavo. Mettevo sul segreto. Quindi già sapevo, voglio dire, se succede, sto dormendo, almeno non bene. E quindi io dormivo tranquillamente beato, mi si alla e mi arrivava. Però Franco lo ricorderà. Però abbiamo... quanto cambia? Cioè per quanto certo, cambia certo. Lavorare così? Beh sì, ma, senso, che, no? Ma certamente, noi facevamo trasferte in Sicilia, impossibili da arrivare, noi Alicata, ricordo, voglio dire, arrivare a Alicata era un'impresa, eppure stavamo lì, voglio dire, stavamo lì. Sempre al seguito della Salernitana, prima parlavamo insomma di amicizie, quella con Franco Esposito, poi è stato nominato anche l'avvocato Tedesco, che a proposito... Minore, esatto. Che mi sopporta, devo quindi dire. A proposito io gli faccio solo guai, di aneddoti, lui può dirci qualcosa, lo ascoltiamo. Testimone oculare, voglio dire. Te ne faccio. Ciao Tommaso e buonasera a tutti. Il buon guerriero, anzi il piccolo guerriero, come tu ami chiamarlo, mi ha chiesto di mandarti questo video e lo faccio ben volentieri per l'affetto e per gli oltre 35 anni di amicizia e, come dici tu, di fratellanza, il fratello che non hai avuto e che hai scelto. Io sono onorato e orgoglioso della tua amicizia, anche se qualche volta, come dire, mi fai penare per i tuoi colpi di testa. Ma sai che ti voglio bene, sai che ci sono sempre stato e ci sarò sempre per te. Sugli aneddoti ho pensato di non raccontarli io, perché sei tu che devi raccontarle, sarà la bravura dei conduttori di Specchio, e io ci sono passato e ti posso garantire che ce la faranno, a farti aprire e commuovere. Ad aprire per quel che riguarda gli aneddoti, e quindi ti chiedo, te ne do quattro. Ti do l'aeroporto di Napoli quando hai bloccato l'aereo fingendo un malore, per aspettarmi, salvo poi dopo a riprenderti appena mi hai visto arrivare e hai deciso di partire, non ho con dietro steward, hostess e medico di Capodichino che voleva invece ricoverarti. Pescara, la lavagnetta di Pescara al collega, in tribuna stampa, gesto dell'ombrello verso la tifoseria al gol della Salernitana. E poi piacere d'angelo con la mano e la vendetta consumata a distanza di anni in maniera folle e geniale, come solo tu sai fare, al ristorante vicino all'aeroporto di Malpensa. Poi vorrei ricordare questo qui, lo racconto io, lo scherzo che decisisti e facemmo insieme a Giovanni Fasano, che muoveva i primi passi a Cronache, che incappò in un procedimento penale. In redazione gli facesti credere che il giorno della sentenza, un caso di condanna, avrebbe rischiato il carcere, e quando decidemmo di fargli lo scherzo, lo convocassi presso la redazione, gli passassi il telefono con me che dovevo comunicargli l'esito, gli dissi: Giovanni, fatti forza. Giovanni, notoriamente ansioso, svenne, ma si riprese quando gli dicemmo invece che era stato assolto, imprecando e maledicendo tutti, andando via, gridando, con la complicità del cugino Enzo Seratore.
Questo come uno dei tanti episodi che mi è venuto in mente velocemente questa mattina. Alcuni di questi episodi, aneddoti, li abbiamo raccontati. Uno, su uno mi vorrei soffermare, questo piacere d'angelo, che cosa ci nasconde, allora, insomma. Io ho molti conoscenti, ma pochi amici. E poi c'è un fratello minore che è Michele. Lei che mi sono ritrovato, che ci siamo trovati insieme, anche perché voglio dire, io ho avuto il piacere, la fortuna di essere amico del papà, di Don Beppino, che a parte che un avvocato straordinario, era una persona straordinaria, è stato anche presidente della Sant'Anna, eccetera. E voglio dire, ed è stato naturale questo modo di essere con Michele, qual è la ragione? Lo faccio disperare, a volte mi chiedo come fa a sopportarmi, quindi si vede proprio che mi vuole bene, perché un altro mi avrebbe già mandato al diavolo. Su questo ha perfettamente ragione. Però voglio dire, non posso mai dimenticare questo interrogatorio, ieri accompagnato dal papà, sempre per un articolo, da questo magistrato. Sai, la solita procedura, eccetera. Vede che a un certo punto Don Beppino si secca proprio letteralmente, cioè, si alza e comincia una ringa. Io non sapevo. E vedi che questo magistrato, più Don Beppino parlava, più si faceva piccolo, 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 fino a quando disse: vabbè, detto, andiamoci. Una cosa bellissima, una cosa spettacolo che l'avvocato malinconico. Voglio dire, questa è una cosa da manuale di diritto penale, eccetera. Ti dico diritto penale perché il famoso piacere d'angelo riguarda questa trasferta della Salernitana a Monza, dove un'altra trasferta a Monza con Franco, ne combinammo, facciamo esonerare l'allenatore, Franco, via Cagni, trovammo addirittura via Cagni. Avevato a Monza questo potere, sì, piacere d'angelo. Michele organizza questo pranzo all'aeroporto, al seguito della Salernitana c'era il professore Dalia, credo fosse ancora la sua assistente, non so se la professoressa Ferreoles, se era ancora assistente all'epoca, ma certamente lo è stato all'università. Diciamo che avevamo un conto in sospeso, allora c'era questo buffet, bellissimo, Michele poi, questo... non aiuta nelle diete, e c'era questo lardo che mettono come antipasto, eccetera. Quindi io feci un bel antipastino di lardo con la mano bella unta di lardo, poi andai dal professore Dalia e dissi: piacere d'angelo, con Michele Tedesco che voleva scomparire dalla faccia della terra, perché lui vide tutta la scena, quindi si rese conto che gliel'avevo fatto apposta. Ed è ancora suo amico, nonostante tutto. E quindi non possiamo so dire in quel momento... essere mio amico, ma certo, perché mi vuole in quel bene. Momento quando il due conto... persone si vogliono bene, voglio dire. Ne avrebbe dovuto già fucilare da parecchio, altrimenti. Vabbè, quindi il conto in sospeso è stato risolto praticamente così. Sì, sempre con un po' di... Se la fa mettere a fare discussioni, ti ricordo, ricordo. Vabbè, no. Nello stile Tommaso D'Angelo. Prima le ho chiesto se c'era qualcuno dei suoi titoli e ha detto di no. Li teniamo tutti, nessuno su cui ha qualche adesso magari ripensamento, avrei potuto scriverlo. Anche sbagliando. Esatto, invece le chiedo se c'è qualcos'altro, perché prima ha parlato di Verona, playoff, quindi ci ricordiamo di un Salernitana-Verona, la Salernitana che perde i playoff nel 2011. Ma quello tutto nasce a Verona. E c'è un fatto che poi... Devi sapere che è Verona. Riguarda lei e riguarda il tecnico Mandornini del Verona, quindi questa cosa, anche questa, tiene, diciamo, non si pente di quello che è accaduto, abbiamo le immagini. Ma assolutamente. Perché tutto nasce a Verona, dove io e Franco eravamo, ti ripeto, fu l'ultimo anno in cui, eccetera, e già lì, vabbè, il clima a Verona, già era, poi perdevo la partita. Già ne subimmo parecchie assenze di giocatori in campo. Fuori, diciamo, eccetera. Nei pressi della questo sala è ritorno, stampa. Questo ritorno, dove vince 1-0, ma non basta. Non basta. E Mandorlini, credo che da autentico galantuomo qual è, eccetera, diciamo che
dovetti risolvere anche qui una situazione che si era creata. E immagini, poi tutto a posto. Così, risolta così, immagini sì, intanto sì, che però fecero poi il giro del paese. Il giro del mondo. Del mondo. Ma come no, come no. Televisioni... Però nessuno si è mai permesso di dirmi niente. Non ho avuto nessun DASPO, non ti preoccupare. Però insomma anche questo in pieno... Beh, voi non avete idea prima che cosa era uno spogliatoio, una tribuna, una sala stampa. Adesso siete abituati, tutti bellini, vi mettono lì, vi danno il microfono, ordinate, vi hanno intruppato, per cui non potete fare neanche le domande che uno vuole fare. Infatti io non partecipo più da anni ormai a questi inutili conferenze stampa, eccetera. Prima voglio dire... Era bellissimo, ricordo che una volta Enzo Toto ha preso un pugno in faccia nella, che la, diciamo, la sala stampa dopo partita era nella palestra di pugilato del Vessuti, quindi io ti parlo del Vessuti, eccetera, successo, e quindi arrivò un cazzotto al povero Enzo Totaro. Ma in quell'occasione che cosa la fece scattare? Una frase, una parola? Perché che... lui sì, lui si rivolse male contro Franco, eccetera, già ovviamente noi stavamo pieni, vabbè certo, era non era andata benissimo, voglio eccetera, dire, per la Salernitana avevamo i precedenti dell'andata, eccetera, quindi voglio dire, forse aspettavamo l'occasione, diciamo così. Vorrei... lui era anche un po', come dire, provocatore, quell'aria, sai, che poi ha dimostrato anche dopo con quelle sue dichiarazioni, sì, voglio dire, eccetera. Ma ha fatto la fine che ha fatto, penso che poi il tempo è sempre galantuomo. Vorrei farle ascoltare di nuovo il suo amico, appunto l'avvocato tedesco. Forse è l'unico caso in cui non mi ha dovuto difendere, perché qui non mi è mai successo niente. Ma mi ha difeso su tutto, voglio dire. Volevo però raccontare un Tommaso diverso, e vorrei che lo raccontasse e si raccontasse lui in trasmissione, che è il Tommaso più debole, più fragile, che ogni tanto ci fa penare a noi amici quando non accetta quelle che sono le ingiustizie o i comportamenti non corretti di quelli che lui ritiene amici, che gli girano le spalle. Forse perché Tommaso appare sempre granitico, inattaccabile o in qualche modo irriverente e scanzonato. Non è così. Tommaso ha un'altra e alta sensibilità che lo porta, come dire, a volte a porsi domande anche al di là di quello che sono gli errori umani che tutti quanti commettiamo. Questo vorrei che si raccontasse lui, anche per non far ripetere questi comportamenti nei suoi confronti, che ripeto, a volte sono dovuti anche al fatto che tutti pensano che Tommaso sia in grado di sopportare tutto, sia in famiglia che con gli amici. E poi vorrei raccontare dei titoli. Vi posso dire che se i titoli di Tommaso sono tanto attesi quanto, come dire, imprevedibili nella loro genialità, posso dirvi che è solo un 50% di quello che la sua mente gloriosa e malata partorisce, perché quando la sua coscienza, e anche Tommaso ha una coscienza, lo pone di fronte al dubbio, ma forse è meglio che chiamo l'avvocato e l'amico Michele, la sera posso garantire che almeno il 50% sono quelli che escono, perché il 50% quando mi chiama riesco a bloccarlo, perché sono veramente al di là della follia e oltre il penalmente rilevante. In questo siamo fortunatamente ancora incensurati e quindi possiamo consentirci ancora qualche fuga in avanti. Per quanto riguarda invece il lato che mi piace ricordare è quello del giornalista. Tommaso ha mille difetti come ognuno di noi. Però ha un credo che ha insegnato a molti giornalisti che hanno iniziato con lui a Cronache e che adesso occupano anche ruoli importanti a livello nazionale. Ha insegnato a non aver paura di nulla, per fare questo lavoro, quello del giornalista, ha insegnato a non aver paura di nulla. E questo gli è costato e gli costa procedimenti penali, costa anche a me per la verità, ma è il prezzo che lui ha deciso di pagare per la sua vita, per dedicarsi al giornalismo, ed è penso l'insegnamento più grande che abbia dato e continui a dare ai suoi giornalisti, con tutti i difetti di Tommaso, inutile stare qui a parlarne, oggi è il suo giorno, ma ha questo grande merito e gli va assolutamente riconosciuto. Grazie della tua amicizia Tommaso, ti voglio bene, un abbraccio. Siccome siamo... Come faccio a non voler bene a mio fratello? Dopo anche queste parole. Voglio dire, no, ma voglio dire, io... È perché la difende, cioè, quello è il motivo principale. Guarda che mi difende, posso assicurarti che proprio con Michele,
Sai che cosa succede? A un certo punto io non gli domando i processi, la mattina in tribunale gli chiamano i giudici, lo chiamano i giudici, guardate, scusate, ma c'è questo processo d'angelo, ma quando venite? A me non so niente. Quindi lui è costretto anche a fare il giro delle aule, perché ogni tanto lo fermano per dargli i miei processi. Allora, siccome siamo in conclusione, siamo verso la conclusione, quindi no, perché altrimenti poi glielo anticipo, però qualche domanda secca qui chiederei, quindi anche una risposta secca. Esatto, a parte che abbiamo capito perché non si pente dei titoli, perché lei, diciamo, ha un consigliere che appunto l'avvocato, e quindi i titoli iniziali sarebbero stati addirittura peggiori, quindi capiamo perché poi di quelli che penalmente escono più che peggiori. Questo. Allora, si è parlato di difetti, quindi qual è il più grande difetto di Tommaso, dell'uomo, non difetti, del giornalista, grande. Tutti i difetti di questo mondo, quindi a questo non mi sottraggo, non ti preoccupare. Penso di avere una sola qualità, quella di voler bene chi effettivamente, quindi di saper conoscere chi è amico e chi è conoscente. Spesso non l'ho fatto e quindi mi sono trovato in difficoltà, però voglio dire... sui difetti potremmo fare un'altra puntata. Uno, il primo che le viene in mente. Ma perché mi vuoi fare... Siamo curiosi. Sinceramente so di averli tutti. Non so però scegliere. Non ti saprei scegliere, per la verità. Invece, se parliamo di fragilità, visto che pure il suo amico, che magari la conosce anche oltre la professione, la più grande fragilità di Tommaso D'Angelo, dell'uomo Tommaso. È che, voglio dire, spesso, come si dice in gergo, sono bravi a farmi fesso. Il prezzo che ha pagato per continuare a fare questo mestiere, quello appunto del giornalista, qualche volta sente il peso, insomma? No, di ogni cosa devi prendere il buono e il cattivo. Questo no. Franca. Ma io pure avrei in realtà una domanda, no? Però che cosa invece vuole insegnare, vorrebbe insegnare alle persone che lavorano con lei? Cioè, lei già sta insegnando tanto, come diceva anche il suo amico fraterno, il suo fratello minore. Già sta insegnando molto alle persone che lavorano con lei, ma lei che cosa vorrebbe insegnare? Guarda, i ragazzi sono bravi, ma devono comprendere una cosa di questa professione, che non è quella che appare, non è quella dei comunicati stampa, come ricordava il professore Salzano, ma è tutt'altra cosa. Allora, per chi vuole fare il giornalista, chi poi si vuole divertire, va bene anche il comunicato stampa. Chi vuole fare il giornalista invece deve avere qualche altre qualità. Oltre alla passione. Ma quella è indispensabile. Che ma quella lei quella è la base. Quella è la base, ma anche secondo me la bravura ad ascoltare. Voglio dire, io due punti di riferimento. Uno è stato Gigino Maturo, un altro Franco De Pollis. Allora, voglio dire, credo di aver avuto l'umiltà di apprendere alcune cose della loro bravura, perché sono due giganti. Tommaso, grazie per essere stato nostro ospite. No, abbiamo il film porno di Guerrero, dov'è? No, quella è un'altra puntata. Ah, un'altra puntata. È una cosa a parte. No, non esageriamo. Però intanto c'è questa cosa, magari, di voler ritornare con gli angeli. Questa potrebbe... Ma voglio dire, non penso di aver detto una cosa nuovissima, voglio dire. Io comprendo che lui è spaventato dal fatto che poi deve lavorare il doppio, su questo gli posso dare perfettamente ragione, però voglio dire, è una cosa che le piacerebbe fare in questa fase. Questo senz'altro. No, ma mi è sempre piaciuta farla, non in questa fase. Centravanti di uomini gol e di acuti, come quelli di Orazio D'Amalfi. Le Passarò. Buonasera, ma dobbiamo chiamarti Orazio D'Amalfi o Orazio Passaro o Orazio Le Passarò? No, Orazio Passaro, Passarò quando facevamo le trasferte. Mi è sempre, anzi, devo dirti, forse in questa fase dovrei fare uno sforzo particolare, proprio perché ti ho detto, preferisco, ho preferito adesso fare più il casalingo. Però
voglio dire, con Franco e questa cosa, questa è la nostra sigla che ci inventammo, con buon Franco, poi ovviamente c'è la collaborazione. Roberto è un po' sfaticato su questa cosa, se ricordo bene. Roberto pensava solo a mangiare le brioche che noi facevamo arrivare la sera, devo dire la verità, perché poi c'era questo angolo delle brioche, che era con Renatina che mangiava brioche a non finire, eccetera. Però voglio dire, li azzeccavamo davanti al video. Full out here to lead your sea. Taj Blut Benate. Grazie mille a Tommaso D'Angelo, grazie alla dottoressa, psicologa e psicoterapeuta Franca Nobile. Adesso, scusa, ma Giulio chiede la canzone, il pianista, non ci sta? No, non c'è, noi... Qual è la tua canzone preferita? Potrebbe. No. Argentino, un po' di Maria Nazionale, per cortesia. Noi semplicemente ringraziamo e ringraziamo anche coloro che ci hanno seguito, grazie a tutti, Specchio torna la prossima settimana. Questo programma è stato presentato da... Vi aspettiamo a Salerno in via Roma 73, in via Trento 132 a Mercatello, a Ponte Cagnano al centro commerciale Maximol, a Eboli al Cilento Outlet Village e a Potenza in viale del Basento.